Guarda, in realtà in questo momento è il momento peggiore per cercare di rispondere perché è come se fosse precipitato tutto nell'ultimo mese e mezzo. In realtà la Russia, non perché sia retta da un governo buono, ma perché esercita un ruolo storico in questo momento, aveva l'opportunità e sembrava che stesse riuscendo a disegnare un quadro di soluzione almeno momentanea per la Siria. E soprattutto di pace per la Siria, perché la cosa più urgente per la Siria è la pace e che le armi smettano di funzionare. Invece la Russia, Putin, ha deciso di non fare questo, ha deciso invece di appoggiare la Turchia nella sua guerra fascista contro la rivoluzione ad Afrin e ne pagherà il prezzo la Russia di questo, così come ne pagherà il prezzo la Turchia, ma in questo momento chi ne paga il prezzo sono i nuovi siriani, che siano arabi, che siano curdi, che siano cristiani, ad Afrin stanno pagando il prezzo di questa cosa. Diciamo che la rivoluzione del Nord, la rivoluzione confederale, è l'unica rivoluzione buona che c'è stata in Siria perché è democratica, socialista, femminista, ed è anche l'unica rivoluzione vittoriosa perché tutte le altre pseudo-rivoluzioni islamiche alla fine hanno perso. Invece la rivoluzione democratica è quella che nel Nord ha vinto. E quindi l'unica soluzione per la Siria può essere un compromesso, un accordo tra lo Stato siriano e la rivoluzione del Nord. Considerato che tutti e due hanno combattuto gli islamisti in questi anni, quindi su questa base cercare di dare un futuro decente per la Siria, però perché questo avvenga il governo siriano, che troppe volte in questi anni ha utilizzato le sue forze armate contro il popolo, per una volta deve invece utilizzare quelle forze armate per difendere i confini della Siria e per proteggere il popolo della Siria. E quindi deve mandare i suoi militari ad Afrin, perché ad Afrin non si combatte solo una battaglia per i curdi o per la rivoluzione del nord, si combatte una battaglia per la Siria, anche per l'indipendenza e l'autonomia della Siria. E quindi se almeno dopo tutti questi massacri, questi crimini che ha commesso, lo Stato siriano si prenderà questa minima responsabilità, forse di nuovo si potrà pensare a una soluzione per i prossimi mesi. Ma se invece rimarrà vigliacco com'è, il governo siriano per adesso, non si vede nessuna soluzione se non ancora sofferenze per tantissime persone. Non si spiega quello che sta succedendo, cioè si magari fanno vedere immagini di palazzi distrutti, si accusa il governo siriano di fare dei crimini, però non si spiega esattamente tutto quello che sta succedendo. Quindi in questo momento per esempio non si parla di Afrin, che è una città, che viene bombardata, ma non dal regime siriano, bensì dalla Turchia. E di questo i nostri media parlano poco perché la Turchia è un alleato dell'Italia. Mentre invece laddove i crimini sono compiuti dal regime siriano, che non è alleato dell'Italia, allora i giornalisti ne parlano. Quindi l'importante è parlare di tutto e cercare di capire le cose e di spiegarle alle persone, anziché come dire, far finta di fare informazione e in realtà far solo propaganda per il proprio governo. Cioè i giornalisti italiani che fanno propaganda per il governo italiano, i giornalisti siriani fanno propaganda per il governo siriano e in questo modo tutte le popolazioni alla fine sono all'oscuro di quel che succede. Quindi, appunto, benché sembri che ci sia una grande attenzione, nei fatti, questa attenzione paradossalmente serve a sviare le persone da capire cosa succede. Sì, in effetti il mio profilo Facebook è stato chiuso per la prima volta circa, penso ormai 10 giorni fa. Io ho Facebook dal 2008, quindi ormai sono 10 anni. Ho sempre pubblicato contenuti politici e a causa delle mie opinioni anche rispetto al governo, allo Stato italiano, al TAV in Val Susa, rispetto alle violenze della polizia in Italia, spesso su Facebook ho condiviso contenuti che possono non piacere anche a certe parti politiche, eppure il mio profilo non era mai stato sospeso. Casualmente è stato sospeso nel momento in cui la Turchia ha attaccato appunto la rivoluzione confederale della Siria del Nord. Io sono una delle poche persone che ha delle fonti dirette lì che mi possono dare informazioni vere e testimoniate e comprovate su quello che accade sui crimini della Turchia. E in quei giorni io stavo proprio dando voce a queste persone e informando direttamente su quello che accadeva. Quindi forse è per questo che per la prima volta Facebook,
chiudere un account, perché finché magari diciamo un'opinione estemporanea, finché mettiamo un like, condividiamo una foto, andiamo bene per Facebook perché gli facciamo guadagnare dei soldi. Ma nel momento in cui per qualche motivo riusciamo a rompere il perimetro del legittimo, di quello che noi come cittadini europei siamo legittimati a fare, nel momento in cui magari scavalchiamo e diventiamo dei militanti che davvero riescono a dare informazioni che i governi non vogliono dare, ecco che subito Facebook chiude il profilo, magari perché gliel'ha chiesto la Turchia stessa. E infatti non solo il mio profilo è stato chiuso, ma anche quello dei curdi, anche quello della rete Kurdistan, e tutti erano gli stessi giorni. Però quello che devo dire è che io ho scritto una presa di posizione breve, l'ho condivisa, e ha girato talmente tanto che in 3 giorni Facebook mi ha riaperto il profilo. Quindi anche quando Facebook reprime si può reagire. Economico della Turchia, che sostiene il governo turco, benché sia uno dei governi più islamisti e peggiori del Medio Oriente. L'Italia, tra l'altro, assieme all'Unione Europea, finanzia questo governo per un motivo immondo, e cioè permettere a questo governo, anzi chiedere a questo governo, che trattenga milioni di persone sul suo territorio in condizioni disumane, purché non vengano a infastidirci, che poi non capisco perché ci infastidirebbero, anzi io sarei ben felice di conoscere persone nuove che vengono da lontano nel mio paese. Eppure, purché Erdogan faccia questo, che tenga lontane quelle persone, gli si danno pure i soldi e gli si danno le armi con cui reprime i turchi, i curdi, gli armeni, gli assiri, i ceceni, i turcomanni, gli arabi che lottano per un Medio Oriente migliore di quello che c'è. Per quanto riguarda invece la Siria è un po' più complicato, perché la politica estera dell'Italia sulla Siria sostanzialmente è segreta, non se ne parla mai, i media non ne parlano mai, e soltanto chi studia a fondo la Siria lo può capire qual è, ed è molto negativa, perché fin dal 2011-2012 l'Italia assieme ad altri 10 paesi ha firmato un documento in cui dice di non riconoscere più il regime di Assad come rappresentante del popolo siriano, e questo è giusto perché effettivamente non lo è, ma al tempo stesso dice di riconoscere come rappresentante del popolo siriano un altro organismo che all'epoca era stato creato, ed era un organismo che in realtà serviva di nuovo gli interessi della Turchia dentro la Siria e che fomentava l'insurrezione islamista più oscurantista dentro la Siria. Quindi l'Italia, anche se nessuno lo sa, è politicamente responsabile dell'emergere in Siria di tante bande islamiste, di cui alla fine alcune hanno anche preso la strada come quella dello Stato Islamico, quella di Al-Qaeda, eccetera. E quindi l'Italia ha svolto una funzione negativa da questo punto di vista. E poi infine si può anche dire che quando in Siria è emersa la rivoluzione della Siria del Nord, le forze siriane democratiche, quindi una rivoluzione positiva, non oscurantista, mentre gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, l'Australia, la Danimarca, almeno nella battaglia contro l'ISIS, hanno appoggiato le forze siriane democratiche, l'Italia non ha mai voluto farlo. L'Italia fa parte della coalizione internazionale contro l'ISIS, ma non ha mai fatto un raid aereo, non ha mai messo un aeroplano o sganciato una bomba in favore di questa guerra contro l'ISIS. E questo perché, lo ha detto chiaramente l'ex ministro della difesa Pinotti, lei ha detto perché ci sono dei disaccordi tra i nostri alleati, e questo cosa vuol dire? Perché la Turchia non è d'accordo, e quindi alla fine l'Italia è peggio degli Stati Uniti, peggio della Francia e dell'Inghilterra nell'essere completamente supina alla Turchia, anche a costo di non combattere sul terreno in Siria contro lo Stato Islamico e non appoggiare una rivoluzione giusta come quella che ci rogerà. Allora, ci sono dei siti che sono molto validi e molto affidabili. Uno si chiama Firat News e si digita ANF News, cioè Ancona, Napoli, Firenze News. Un altro si chiama ANA News e si digita Ancona, Napoli, H, Ancona News.
E con questo anche su Google si trovano e sono in inglese. Poi c'è un altro sito molto bello che si chiama The Region, come la regione in inglese, theregion.org, che dà veramente una lettura di tutto quello che accade in Medio Oriente, però una lettura non interessata, non di parte, ma per capire veramente cosa succede. Quindi questi siti sicuramente io li consiglio. Poi in Italia comunque invito tutti a seguire per esempio infoout.org, Radio Onda d'Urto, invito a seguire il sito di Rete Kurdistan Italia, di Wikionlus, che sono dei siti che comunque cercano di rappresentare il punto di vista degli oppressi. E quindi, considerando che il 99% delle informazioni ci porta il punto di vista degli oppressori, se noi leggiamo anche il punto di vista degli oppressi, come minimo possiamo fare un bilanciamento, o possiamo anche scegliere di stare dalla parte degli oppressi e quindi assumere il loro punto di vista, per esempio sulla Siria, come quello giusto, perché alla fine in Siria bisogna assumere il punto di vista di chi sta soffrendo e di chi sta cercando di resistere.